una soddisfazione enorme. Oggi è il terzo appuntamento del tre giorni di Viareggio, della manifestazione Cocktail and Appetizer, che unisce la bravura della miscelazione dei nostri giovani barman. Dico giovani barman perché sono tutte persone che hanno assistito, si sono sottoposti ai nostri corsi di formazione, di cui siamo veramente orgogliosi. Unitamente alla passione del cocktail si arriva con i tempi moderni a unire un certo tipo di alimentazione che necessita oggi il locale bar. La mia grande soddisfazione è di aver visto un numero di regioni partecipanti piuttosto notevole, e questa grande passione, questa grande voglia dei giovani che vogliono, non hanno difficoltà a venire a confrontarsi, a mettere in evidenza le loro conoscenze nel campo dell'enogastronomia. I tempi sono cambiati e non sarò io a dire che dobbiamo fermare per tornare indietro, no, anzi, sono cambiati e dobbiamo camminare a pari passo con i tempi che cambiano. Pari passo cosa vuol dire? Mantenendo nello stesso momento la dignità, la professionalità soprattutto e la conoscenza di questo mondo del beverage e anche dell'alimentazione. Noi siamo estremamente soddisfatti di questi corsi di informativi che facciamo, corsi professionalizzanti, perché vediamo i risultati di questi giovani che li apprezzano e c'è sempre più richiesta, c'è sempre più voglia di saperne di più per mettersi a confronto con il resto del mondo. Giornata abbastanza semplice nella sua complessità, perché l'organizzazione prevede una lotta tra cocktail e appetizer, quindi i ragazzi, i barman preparano prima gli appetizer, quindi ogni regione prepara 5 appetizer che rispettano un po' quelle che sono le origini, le caratteristiche della regione, e poi alla fine preparano un cocktail che sia un aperitivo da servire ai giudici, che sono 7. La giuria è una giuria veramente importante quest'anno, che rappresenta un po' quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di tutto il mondo del bar, dal cocktail al cibo, quindi all'appetizer, alla mise en place del tavolo, quindi all'apparecchiatura. Ci sono fotografi famosi che danno lustro e occhio per quanto riguarda la parte estetica, ci sono barman internazionali che danno una giuria, un giudizio tecnico anche al cocktail, ci sono esperti gourmet di gastronomia e anche giornalisti del settore che danno quel qualcosa in più alla giuria. L'importante, come ho detto e come dirò sempre, non è vincere, ma è partecipare. Speriamo di vincere noi. Troviamo una caponatina di verdure con della mentuccia e dell'olio di basilico. Come secondo abbiamo un'insalatina di cornetti col tartufo e le mandorle. Poi abbiamo un'insalata di sardoncini con radicchio, il cipollozzo e fresco ovviamente, e della piadina adagiata sotto. Poi abbiamo uova di quaglia, avocado, uova di salmone, la maggiorana e il sedano. E poi c'è una tartare di chianina con dei funghi porcini e del formaggio di fossa. Invece come drink abbiamo portato, si chiama Antica Repubblica, ed è fatto con del rosso antico, del lime, del succo di agave, e viene riempito con praticamente del prosecco della riserva del Titano, che è un prosecco della nostra Repubblica ovviamente. Partiamo con il drink, stiamo facendo una rivisitazione del Bloody Mary,
un twist per l'appunto, con sostituendo la crema Walchester, ecco, diciamo le cose principali, con un liquore pugliese. Noi di solito in Puglia usiamo tanto il vin cotto, però per questo drink era troppo corposo come drink, quindi abbiamo cercato di avere una cosa un po' più morbida utilizzando questo liquore che è fatto ad acqua viva delle fonti, quindi in provincia di Bari, e aromatizzando, o meglio, mettendo in macerazione in 15 giorni dentro una vodka, due peperoncini rossi, 10 chicchi di pepe nero e del sedano. Questo è, diciamo, in grandi linee la nostra rivisitazione del Bloody Mary. Poi partiamo con gli aperitivi. Noi abbiamo iniziato con una polpetta di pane, tipica della nostra regione. Noi di solito le polpette sono di carne, noi utilizziamo mettere solamente gli ingredienti principali, quindi il formaggio grattugiato naturalmente, pane e prezzemolo, stop, nient'altro. È un uovo per dare la parte addensante delle nostre polpette, su un letto di una crema di noci. Poi abbiamo fatto una tartare di manzo e una tartare di tonno. La tartare di manzo accompagnata con la nostra cima di rapa, è un'infiorescenza tipica della nostra zona pugliese, certamente ritta. Invece la nostra tartare di tonno viene servita in un bicchierino con una base di zucca con un leggero sentore di zenzero. Adesso lo zenzero si usa tantissimo, e anche un po' di noce moscata per avere la parte dolciastra. Poi abbiamo fatto il nostro panzerotto pugliese, solo che per renderlo più, il panzerotto pugliese è fritto, per renderlo un po' più leggero e quindi adatto a un aperitivo, abbiamo fatto al forno e lo facciamo ripieno con il tipico capocollo di Martina Franca e DOP di origine protetta, e poi della stracciatella e un pomodorino secco per dare la parte, ecco, colorata al nostro panzerotto. Poi abbiamo fatto per ultimo un cubetto di melanzana servito su una frisella con della scamorza affumicata semifusa, è un cubetto di melanzana ripieno con un pesto di basilico e menta, tutto quanto. Abbiamo iniziato partendo dalle ricette degli appetizer e abbiamo fatto dei pizzoccheri della Valtellina, della bresaola della Valtellina in accompagnamento del macagno bellese, e per finire abbiamo invece fatto delle polpettine di pesce persico accompagnate a una crema di patate. Questi sono i nostri appetizer che rappresentano la nostra regione. Il drink è nato dopo gli appetizer proprio per poter creare un abbinamento il più concordante possibile con quello che erano i nostri appetizer. Infatti le componenti del drink vanno ad aiutare a sgrassare e pulire la bocca durante l'aperitivo, ma anche a dare sostegno a quelli che sono gli aperitivi e al drink stesso. Il nostro drink è composto da un vino rosso, che in questo caso abbiamo fatto un accompagnamento territoriale, che viene fatto dai pizzoccheri della Valtellina con un rosso della Valtellina. Questo vino si presenta di corpo con una buona struttura, fruttato, con note balsamiche finali, e tutte queste componenti ci aiutano ad andare ad accompagnare i pizzoccheri, ad accompagnare la bresaola e soprattutto a dare un tocco in più al nostro drink, ma anche a pulire la bocca tra un appetizer e l'altro. Questo in accompagnamento anche al nostro top di Chinotto Lurisia, che con la sua dolcezza e amarezza e la presenza di bollicine aiutano il vino proprio appunto a rendere fresco il drink e nella pulizia della bocca. Un altro dei nostri ingredienti è stato scegliere un gin Marconi 46, ovviamente un gin italiano abbiamo scelto di usare. I botanici che sono all'interno sono tutti botanici molto freschi, e questo dava una caratteristica ancora di più di secchezza e freschezza al drink, proprio appunto perché doveva essere un aperitivo, non un dopo cena, per cui rendere il più fresco possibile, il più piacevole, il più beverino possibile il nostro drink. Un'altra delle componenti è stata
stata la scelta di utilizzare un miele di grano saraceno, questo per dare una texture in più al drink e per andare a fare sempre un accompagnamento ai pizzoccheri che vengono fatti con un grano di saraceno. Il miele aiuta ad equilibrare le dolcezze, le amarezze e le acidità che compongono il nostro drink. Il gin, oltre a, appunto, ad avere le sue caratteristiche, l'abbiamo scelto anche perché è un ottimo abbinamento col pesce e in questo caso noi, avendo una polpettina di pesce persico, è molto gradito a fare questo abbinamento. La particolarità del nostro drink che abbiamo scelto, so che è una cosa un po' insolita, viene un po' da ridere, è una sezione di burrata all'interno del drink. Questo dà una struttura un po' particolare al drink, lo rende strutturato, ma aiuta anche ad equilibrare tutte le varie componenti. Sembra una cosa un po' particolare, ma è appunto per quello che l'abbiamo scelto. E la presenza del formaggio nel drink dà un aiuto in più e accompagna anche quello che è la bresaola con il suo classico accompagnamento di formaggio. Noi abbiamo deciso di riprodurre in piccolo la Toscana, utilizzando appunto le piazze più importanti, queste che vedete qua, principalmente, non vi svelo niente. E ad ogni piazza corrisponde un appetizer, abbiamo cercato di individuare e di sistemare gli appetizer cercando di averli tutti sulle piazze. E, praticamente facciamo degli appetizer usando dei prodotti tipici della Toscana, tipo il mucco pisano, che è un animale, un esemplare che pascola soltanto nei pressi di Pisa ed è molto raro, quindi abbiamo cercato di dare importanza a questa cosa. Ce n'erano 20.000 esemplari, ne sono rimasti 300, quindi comunque è una carne molto pregiata. È di facile lavorazione, l'abbiamo inserita in un finger food insieme a della senape in grani e dell'erba cipollina. Un altro appetizer che abbiamo cercato di lavorare è lo sparnocchio toscano, che altri non è che un gamberone. E l'abbiamo messo in una vellutata di fagioli di Sorana, quelli tipici della nostra terra, e l'abbiamo avvoltolati con della pancetta croccante, anche quella nostra, tipica toscana. Un altro appetizer che a mio avviso è un pezzo forte è l'uovo del Parisi, che è un uovo che viene è un uovo particolare perché le galline che lo covano mangiano insieme al mangime loro anche del latte di capra, e quindi hanno una particolarità anche nel gusto, sono molto morbidi e di facile lavorazione anche quelli. E questo viene aggiunto a questo appetizer del tartufo grattugiato, tartufo di San Miniato, su una fonduta di pecorino toscano, quindi comunque è un appetizer che nella sua semplicità è comunque completo di Toscana. Un altro appetizer è l'involtino di baccalà, un machi di baccalà con del lardo della garfagnana. L'ultimo appetizer invece è un pancotto di mare, che sarebbe una specie di pappa al pomodoro, tipica toscana, con l'aggiunta di razza come pesce, in tutto servito con una salsa di pomodoro. Il nostro drink è un aperitivo che rispecchia proprio le caratteristiche di un aperitivo. I suoi componenti sono gin Sabatini, che è un gin toscano distillato in stile London Dry con l'aggiunta di botanicals toscani, alcuni dei quali sono la lavanda, l'olivo, il timo e il rosmarino. E del vermouth dry homemade, l'abbiamo fatto barricare in una botte di rovere nuova da un litro per 15 giorni e quindi il risultato è proprio un insieme di gin e vermouth che dà un sentore molto forte al cocktail, con l'aggiunta di un bitter orange che gli dà il colore. Noi abbiamo preparato un drink che praticamente ha soltanto prodotti liguri e genovesi, quindi la fattispecie è un vino Hippocras, che praticamente è fatto a Genova da un genovese che riprende il vino ippocratico dell'antica Grecia e Roma, un bitter che è
Santa Maria al Monte, che è un monastero a Genova e che è famoso per l'amaro, e in questo caso però abbiamo la versione bitter, e un gin che è della Valbormi, del Cengio, con delle botaniche, oltre al ginepro delle Alpi Marittime, con delle botaniche classiche come limone, liquirizia, rosa e acqua della Fonte Lurisia, quindi tutte le zone liguri. Per quanto riguarda l'appetizer, invece abbiamo riproposto piccoli finger food di classiche cose nostre, quindi dei ravioli di borragia, del coniglio, delle acciughe, della panizza con una farina di ceci fatta cotta con dell'acqua, cioè acqua e farina di ceci cotta e fatta un'insalata, e del brandacuyun, che è del baccalà con del prezzemolo, dell'aglio, dell'olio e delle patate. Innanzitutto possiamo partire con gli appetizer. Abbiamo realizzato dei crostini, barchette e boule van con della cipolla rossa del Piemonte e un pizzico di maionese, e del pane nero con della vitello tonnato e del pane nero con il salame di Turgia e un'ortolana come appetizer. Invece come cocktail abbinato ai nostri appetizer è realizzato con l'antica formula Carpano, che è il nostro vermouth tipico piemontese, e un liquore bitter Bordiga derivante da Cuneo, un gin agricolo e un'essenza mandarino limone che si chiama Pops e un prosecco brutto rosé. Kaiser, abbiamo pensato di fare un viaggio per tutta la Sardegna e abbiamo dei prodotti da diverse zone della Sardegna. Abbiamo un crostino con i ricci, tipico della zona di Alghero, poi abbiamo delle panadas con all'interno carne di maiale, tipiche del centro Sardegna, poi ci spostiamo verso Oristano con della bottarga di Mugine di Oristano, allevato Oristano, poi abbiamo dei tocchi, del tocco di fiore sardo. Abbiamo invece, passando per l'Ogliastra, abbiamo preparato dei curgiones, che sarebbe della pasta tipica fresca lì ripiena con del formaggio, e il nostro drink si chiama Sincontro. Lo stesso abbiamo cercato di far incontrare dei prodotti sia a livello regionale sia con un prodotto a livello nazionale, quindi è un drink fatto con rabarbaro zucca, una vodka biologica prodotta in Sardegna e un liquore ottenuto dalle bucce d'arance di un paese della Sardegna che si chiama Muravera, e a finire con un top di acqua tonica. Ci abbiamo messo tutto, il pensiero, la materia prima della Sardegna, e niente, il drink si incontro alla fine si è incontrato qua in mezzo a tutti gli altri drink e ha detto la sua, né più né meno, ecco. Io non ci credo ancora. La semplicità e l'originalità della Sardegna. L'unione, il lavoro di squadra, siamo stati molto compatti. La tipicità e la semplicità soprattutto.